Ma da notare il mio ragazzo con i pantaloni miei del pigiama con i biscottini? Hai un piede enorme? Come potete vedere, ci stiamo trasferendo. Andiamo ad abitare da un'altra parte, in una doppia. Questi sono... Dai, vai, l'hai già fatto solo. È un casino, è tutto il disastro. Stiamo svuotando tutto. Igor, no, ma soffoca. Dai, soffoca noi. Ma Igor è Mr. B. Ma poverini. Struccata, strascottinata, ma chi se ne frega, oddio la roba. Oddio quanta roba. La macchinetta la devi ridare. Oh, Michael. No, la tengo io. Ma com'è la tieni tu? Sì. Cioè, perché praticamente a Natale io gli regalai una macchinetta per radersi la barba. E poi, cioè, non è che scopro, l'ho sempre saputo, però mi sembrava strano anche parlandone con Angelo, con mamma, con babbo, con tutti quanti. Ma è possibile che il mio ragazzo si fa la barba con la macchinetta per i capelli? E tutti mi dicono no, è impossibile. E lui si fa la barba con la macchinetta per i capelli. Io ovviamente gli ho regalato la macchinetta per farsi la barba, comprata in Inghilterra, con l'attacco italiano. Con l'attacco italiano è rotta. E giustamente se vi ha buttato lo scontrino. Ah, la mia piccola Vane! Questo è stato il cappellino di quando abbiamo fatto il living party di Vane e Amy, i nostri due carissimissimi amici, e ci avevamo tutti questi cappellini. Questo lo tengo, non lo butto. Così proprio non ci siamo. E tu che pensavi che entrava tutto nello scatolone? Guarda, lui pensava che entrava tutto in questo scatolone qua, che adesso non si vede perché è un po' buio. Che poi non vi ho fatto mai vedere la mia casa. Cioè, non c'è niente di speciale. Questo è il bagno con i bigliettini. Niente di che. Si fa un po' schifo. È un po' tutto buio. C'è una stanza, una stanza, una stanza. I pani. Belli. Camera. È un po' un casino per il trasloco. Vedete chi c'è? E dobbiamo chiudere tutto. Questo è il 374 di Londra. Siamo ricordamente. Noi siamo due sfigati perché portiamo il bite notturno. E due, perché vi grigniamo, non ce la faremo mai. E ho troppa roba. Boh. E guarda ancora quanta manca. Questo sappiamo che è pesante, quindi devi farti aiutare da tuo fratello a portarlo sulla meta. Sì. Boh, piano piano ce la facciamo, dai. Ce la faremo. Stiamo chiudendo! È il primo? Il secondo. Sofia Moving. Bravo, mio amore, che chiude tutto con lo scotch. Giù di scotch. Il primo pacco è andato, cioè il secondo. Quanta roba ci manca ancora. Tutti i miei vestiti, i miei cassetti. Bene. Giorno 1 trasloco finito. Due scatoloni pieni. Fatti. Bravo amore.